Salve ragazzi, bentornati sul canale di Mister Pescatore. Oggi vi spiegherò come trovare i 12 accendini di Mister Wendel. E la ricerca sarà non semplice, ma quasi, perché io all'inizio pensavo che bisognava cercare gli accendini senza, diciamo, senza sapere la loro posizione né niente. Ma vi recate a False End e andate, diciamo, dal mercenario, parlate, fate negozio e andate nel reparto oggetti e acquistate la mappa da collezionare che costerà all'incirca 1200 dollari, se non sbaglio. E in questa mappa, infatti, vi spiegherà diciamo, tutte le posizioni dei 12 accendini da trovare per consegnare a vendere. Voi fate, diciamo, seguite la mappa e li troverete tutti e 12. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Allora, il primo posto del, diciamo, il primo accendino, la sua posizione, la sua posizione sarà, diciamo, a nord della prima mappa. Come vedete, adesso zoomare. Ok, quindi scendete, diciamo, una specie di bunker. E per riconoscere se quale sarà l'accendino, diciamo, c'è il simbolo, quindi lo riuscirete a capire. Accendino di Danny. Infatti compare la notifica raccogliere accendini 1 su 12. Questo è il primo. Il secondo accendino invece si troverà vicino all'allevamento Flatiron, ad est della mappa. Vediamo dove dobbiamo scendere nel bunker. E sarà qua. Due. Accendino di Dom. Il terzo accendino si troverà vicino alla residenza Miller, sempre a est della mappa. Dobbiamo solamente, ecco qua il bunker. Scendiamo sotto il bunker. Accendino di tasti. Era proprio qua, neanche me ne sono accorto. Invece il quarto accendino si troverà vicino alla fattoria di zucchero aereo, che si trova diciamo, a nord della mappa. Il quarto comunque. Vediamo dov'è questo accendino. Eccoli qua.